Il primo articolo sperimentale del progetto Centenari è stato recentemente pubblicato su una prestigiosa rivista scientifica internazionale. Tra gli autori, oltre a Mauro Serafini, responsabile dello studio, Donato Angelino e Francesca Pietrangeli, tutti della Facoltà di Bioscienze Università di Teramo. In questa fase pilota dello studio sono stati intervistati diversi ultra novantenni e centenari per raccogliere informazioni relative al loro stato di salute, allo stile di vita e alle abitudini alimentari. La principale novità dell'articolo scientifico è rappresentata dalla prima evidenza disponibile sull'importanza dell'orario dei pasti e l'abitudine nello sdiunare, che in dialetto abruzzese significa rompere il digiuno della notte. La principale novità dell'articolo scientifico è legata proprio alla prima evidenza disponibile sull'importanza della crononutrizione, cioè l'orario dei pasti, in linea con i ritmi circadiani, per cui l'alternanza giorno-notte legata alla longevità, no? Sappiamo come in Abruzzo ci sia questa particolare e ci sia stata questa particolare abitudine alimentare dello sdiuno, appunto lo stappa digiuno, per cui questa colazione salata del mattino. Ma l'importanza di questo aspetto è legata proprio, come dicevo, all'orario dei pasti, cioè innanzitutto più del 95% dei longevi era solito praticare lo sdiuno. E soprattutto quando siamo andati a chiedere gli orari, ci siamo resi conto che per quasi tutti loro c'era una cena che era intorno alle 19-19.30, la mattina la colazione salata di circa 200-300 calorie era intorno alle 6.30 e poi c'era il pasto più abbondante della giornata che era appunto intorno alle 12.30. Finito questo studio pilota e adesso amplieremo la corte dei nostri centenari per andare a continuare quindi questa indagine alimentare con anche prelievo di campioni biologici proprio al fine di riuscire a capire se poi da un punto di vista metabolico e immunitario ci siano delle caratteristiche peculiari che possano essere poi ricondotte a questo particolare stile di vita legato appunto alla finestra di restrizione calorica e chiaramente anche alle loro abitudini alimentari.